a nome di tutta la comunità, dell'amministrazione comunale che rappresento e da parte mia personalmente, mi esprimo un profondo e sentito ringraziamento per tutto quello che è fatto per Sorrento e anche in cui abbiamo avuto l'onore e il privilegio di aver ricordato. Se oggi Fiorenza è un paese migliore, quello lo dobbiamo certamente anche a te. Sei stato non solo una guida spirituale, ma anche un amico di tutti, sempre dalla parte degli ultimi e dei più bisognosi, al servizio del prossimo, sempre e comunque. Fosse l'anziano piuttosto che il giovane, che trovate sempre da sé alla loro pace. Sei stato capace di animare il nostro paese come pochi altri hanno saputo fare. Come pure non dimenticherò mai i nostri pranzi per giovedì canonica, insieme a chi, abituati a restare soli, volevi sentissero il valore, soprattutto il valore, di stare in una famiglia. Grazie anche per tutti quei preziosi richiami che da buon pastore qualche volta ci hai dovuto fare quando questa comunità, per qualche momento, ha smarrito il senso del rispetto, della solidarietà verso il prossimo ed è stata accecata dalle guide e dal giudizio, ricordandoci invece delle nostre esperienze di specialità, dei nostri talenti. Posso dire, chiamando la citazione di Giovanni Paolo II, che hai saputo unire la tenerezza alla serietà, la comprensione al rigore, il cameratismo all'esercizio dell'autorità, perché solo così, ne sono convinto anch'io, i figli e una comunità tutta potrà crescere con la armonia. Questo mio saluto però non è, non vuole essere un saluto cattivo, ma un semplice benvenuto. Per nostra fortuna ti trasferisci a pochi chilometri da noi per svolgere questo tuo prestigioso incarico davvero molto importante, il direttore del centro di aiuto alle famiglie nominato a Modis Letizia, di cui anch'io faccio parte, e che interessa non solo il comune di Lombrese ma molti altri comuni della sua Modise. Sono convinto, conoscendoti, che saranno tanti coloro che ti riceveranno di buon lavoro e di quello che mi collaborano. Don Giammarco, di nuovo grazie. E lo ripeto ancora, se oggi siamo migliori, lo dobbiamo anche grazie a tutto quello che tu ci hai insegnato. Da un lato